Benvenuti in un nuovo video e finalmente benvenuti nella challenge con The Box di The Gusta Box. Questo video è stato sempre un po' una croce, come si suol dire, perché raga, ogni qua volta pensavo, ok, domani mattina mi sveglio e registro la challenge con The Box, nasceva un imprevisto. Infatti lo spacchettamento è uscito tipo la settimana scorsa, se non ho qualcosa proprio in più. Registro dopo 3 giorni di pausa che non sono stata tanto bene, infatti oggi è martedì, ieri e lunedì non è uscito nessun nuovo video e quindi però adesso ci siamo e si ritorna di nuovo con la programmazione dei video. Allora, questa mattina però ho preso un bonus, ho preso il pan bauletto perché comunque c'era il prosciutto cotto che adesso ovviamente vi leggo la confezione, voi già l'avete vista, però l'ho lasciata in frigo perché altrimenti andavo avanti e indietro e già non mi trovo con la quadratura con il vecchio telone di Natale, quindi vabbè, non ci fate caso, già c'è perché sto già organizzando i video natalizi, quindi lasciamo stare il telone, ma vabbè. E poi vicino verrò, che poi a me non piace questa cosa perché tipo adesso che sto vedendo una serie turca, beh, io amo le serie turche, lo fanno spesso la mattina che mangiano salato, ovviamente oltre loro 50.000 tè giornalieri, bevono tanto il latte dopo il salato e non lo so raga, è una cosa che non, o perché non sono abituata ma non riesco proprio, però bisogna provarlo, oppure non riesco neanche che tipo va al bar, anche qui di solito l'ho visto fare, prendono il cornetto, il caffè e poi la spermuta d'arancia, no raga, io non ce la faccio proprio, cioè mi sa tipo di una combinazione di acidità bestiale, ma vabbè, lasciamo stare. E vicino vado a bere, ovviamente non l'ho riscaldato, delle Amirler 100% naturale bianco, sarebbe che alla fine uno yogurt, latte fermentato e parzialmente scremato. Oddio che buon odore! È buonissimo! Wow! È buonissimo perché la consistenza ovviamente è meravigliosa, è proprio come lo yogurt, ma vi lascia quel retrogusto dolce ma allo stesso momento amaro, mi piace veramente tanto tanto tanto. E quindi poi ovviamente vi vado a leggere un attimo la copertina del, perché mo già non me la ricordo, del prosciutto cotto che è fantastica. Parma cotto, prosciutto cotto di alta qualità, meno 25% di sale, senza proteine del latte, senza lattosio, senza glutine, senza glutammato monosodico aggiunto. Wow! Veramente buono! Che è la prima volta in 20 anni di vita che faccio una colazione così, cioè oddio, di solito ho sempre mangiato tipo il tosto col prosciutto, con la pedina di mattina dopo le challenge super dolci, che ormai è tassativo, che appena finisco una challenge dolce il giorno seguente la pedina col prosciutto e ho il toast, però berlo poi con uno yogurt vicino mai, non l'ho mai fatto, però è sfiziosa sta cosa, penso che non lo riferirò mai più, però bello, è veramente ottimo. Comunque se lo trovate prendetelo perché è veramente buono, super. Yeah. Questa colazione mi è piaciuta tantissimo e noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Per pranzo la linea oro rosso di Giovanni Rana,
Forse settimana prossima ci sarà anche un video super super bello, poi vedremo un attimo, e con il ripieno, quindi sono dei ravioli ripieni brasato alla marrone. Adesso ci voleva tipo un bel calice di vino rosso, però evitiamo. Ovviamente non li ho voluti, ho aggiunto solo un filo d'olio, non ho voluto aggiungere né sugo né niente, proprio per provare il raviolo in sé, quindi assaggiamo. Molto buono. Allora, diciamo che io non sono un amante dei ravioli, proprio non li preferisco, ecco. Forse perché solitamente non utilizziamo questo tipo di alimento, ecco, non siamo stati mai abituati, ecco, a mangiare la pasta ripiena o dei ravioli comprati così al supermercato. Però sono molto molto buoni, questi con un bel sughetto fatto bene, la fine del mondo. Fatemi sapere se voi avete provato qualcosa di questa linea. Sono molto buoni. Si vede che sono ravioli di qualità e la qualità si paga sempre, si vede già dalla pasta del raviolo, cioè tutta un'altra cosa. Allora, buoni. Fino adesso com'è andata questa? Beh. Stamattina ho provato una nuova esperienza. Tosto col prosciutto. Ah. Con lo yogurt liquido, cioè quello. Com'è? Buono. Pranzo è andato e noi ci vediamo direttamente dopo con una super super merenda. A dopo! Allora, della merenda, e oggi sono qui a provare insieme a voi questo kit della merenda della Parma Cotto. In tutta la mia vita, sono sincera, può sembrare solo, ma non ho mai provato un prodotto del genere. Ultimamente si vedono spesso comunque nei supermercati, però non ho mai provato una cosa del genere, quindi non so, sono felice peggio di una bimba. All'interno c'è il tè, la pesca, un panino morbido con salame 100% italiano e una barrettina al latte della Ritzel. Ma no, vabbè. Cioè, scusate, diciamo, una che si emoziona a queste cose, sì. Ah, quanto può essere bello. C'è il succo mini. Raga, è piccolissimo. No, vabbè. Da quanto è? Cioè, guardate qui. Vabbè. Poi la barrettina Ritzel Sport al latte. E questo panino con salame sottovuoto. Ah, poi all'interno c'è anche l'alcol gel, quindi l'igienizzante. Io già l'ho lavato le mani. No, vabbè, adoro, io felicissima. No, vabbè, no. Cioè, forse si può percepire la mia emozione. Cioè, adoro, adoro. Io poi lo devo tirare un po' prima dal frigo, ma vabbè. Proviamo il tè alla pesca, non ho mai provato questo marchio. Wow! Ovviamente bisogna mangiare anche il cioccolato al latte. Ce l'ho fatta. Thank you.
anche la merenda è andata, mi è piaciuta tantissimo e mi ha fatto veramente stare bene questa merenda perché era molto sfiziosa. E quindi nulla, noi ci vediamo direttamente stasera con la cena. A dopo! Comunque credetemi che quando dico lo faccio per voi sono sempre seria, lo faccio realmente per voi. Concedetemi il bonus in questo video, sarebbero i cracker al latte, altrimenti io non sarei durata fino a domani mattina, sono sincera. Anche perché non ho, sì, ho riscaldato tutta la porzione di minestrone, ma non l'ho mangiato tutto, questo è proprio un quarto del minestrone di quello che è uscito. Minestrone di verdura del marchio Orto Romi. Romi, penso di sì, è un minestrone di verdure. Allora, sapete che io non amo mangiare questi tipi di cibi così, forse perché non sono stata neanche abituata, ecco. Nell'ultimo periodo sì, ho comprato un minestrone, però quello lì surgelato, che poi io lo scongelavo le verdure giusto per accompagnare vicino al riso, vicino a un hamburger di scottone, al petto di pollo, ma sognare di mangiare una cosa del genere, no. Anche perché non mi sazia neanche, sono sincera. Comunque, non mi voglio perdere in chiacchiere. Assaggiamo. Però è buono. Sono molte patate. Però ammetto che è veramente molto buono. Essendo comunque un prodotto confezionato, un alimento già pronto che bisogna solo riscaldarlo, posso dire che è veramente buono. Adesso voglio provare, guarda, pure lo stesso marchio, Orto Romi guacamole classico 95% avocado. Devo meno questo mio, diciamo, dolcetto, vedete, tutto pistacchio, vedete. No, buona, però sì, infatti sì, ingredienti avocado 95%, sale, cipolla disidratata, peperoncino jalapeno, zucchero, aglio, si sente molto subito, me ne sono accorta dall'odore, sapete, da quando ho fatto la challenge messicana mi sono fatta un po' una cultura. Ci sono jalapeno dentro. Basta. Com'era questo minestrone? Però cremoso? Non entra nelle mie top. Top 10. Vabbè, ma non sei tipa da minestrone. Ho chiesto guacamole. No, grazie. È buono. Ok, iniziamo a fare qualche video assaggio. Ma si fa così. Però lo voglio fare tutto, capisci? In che senso? Tutto strato. Ah! Mamma, la peggiore. Però è buono, devi dire verità. Che alla fine è 95% avocado. Di avocado. Anche questa cena è andata e quindi ci vediamo direttamente domani mattina con una colazione proprio triste, raga, proprio triste. E quindi ci vediamo domani mattina, quindi a tra poco. Buongiorno a tutti, eccoci qua con l'ultimo pasto di questa challenge, ovviamente con la colazione della Müller I Feed Good, penso si pronunci così, fonte di fibre e vitamina E, contribuisce all'azione antiossidante, yogurt intero con mirtillo e cereali. Proviamo, ovviamente io prendo questo e poso l'altro un attimo in frigo. Assaggiamo, voi sapete che io la mattina non sono una tipa da yogurt. Che buono, vabbè, ma è... cioè la Müller è un ottimo marchio. Veramente buono.
Se li trovate, prendeteli. Buonissimo, proprio si sente che la qualità è super alta. Poi ci sono proprio i pezzi. Adoro, 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 troppo buono. Che dire, io vi consiglio di prenderlo perché è buonissimo. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!